consiglio particolare, dall'inizio, abbiamo una consegna di una riconoscenza a una persona che il 4 di ottobre, il presente vice commissario Saulo Olivo, con un gesto generoso, ha salvato la vita a tale Stefano, gettatosi nelle acque del Canabiano, nelle vicinanze del ponte San Pietro, dopo aver aggredito la sua compagna e la signora Mosca Alessandra, no, la signora Mosca, mentre prendeva le difese. E, è presente anche il comandante per la premiazione, per la riconoscenza, e io direi di procedere subito alla consegna dell'attestato. A nome di tutti. Grazie Presidente, buonasera a tutti quanti. Penso sia doverosa da parte nostra questo encomio al nostro bravissima persona che è il Saulo Olivo, che l'ho visto veramente senza alcuna paura, si è gettato, letteralmente gettato, dopo aversi tolto l'arma che ha in dotazione, si è gettato nel fiume. Ero lì, sono arrivato qualche secondo dopo e veramente è stato più di 20 minuti in acqua, nell'acqua gelida, per soccorrere il signor Naccari che era, si era tuffato nelle acque del Canal Bianco. Appena salito e appena che i vigili del fuoco hanno caricato praticamente su un gommone, perché sono stati momenti molto concitati, mi sono avvicinato, lo stretto era completamente fradicio e naturalmente era molto freddolito, perché le acque non erano molto calde. Perciò sono oggi, proprio ancora con l'emozione rotta di consegnare questo encomio, perché ho visto veramente un gesto eroico. Ringrazio anche tutte le forze dell'ordine che erano presenti, perché c'è arrivata immediatamente la Croce Verde, poi i carabinieri e infine i vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero del signor Naccari. Grazie ancora da parte di tutta la nostra comunità. Grazie veramente. Commissario di Polizia Locale, Saulo Olivo, a testimonianza dell'encomiabile senso di abnegazione e la professionalità dimostrate, guidato dal forte senso del dovere. Con slancio e senza indugio si gettava in acqua, salvando una persona in pericolo di vita. Per questo atto di generoso altruismo, l'amministrazione comunale è lieta di conferire questo attestato in segno di profonda gratitudine. Grazie.